Cos'è l'affettività? Beh, l'affettività è un grande campo psicologico che mette insieme l'umore, le emozioni, i sentimenti e le sensazioni. La situazione affettiva è tutto ciò che rappresenta il fondamento esistenziale dell'uomo, esprime la tonalità con cui l'uomo si rapporta con il mondo e direi è tutto ciò che conferisce colore al mondo, a tutto ciò che ci circonda. Eh, abbiamo detto che l'affettività si esprime attraverso le emozioni. Che cosa sono? Sono degli stati affettivi intensi, a brusca insorgenza di solito e a rapido declino, reattivi di solito eh, a fattori di natura ambientale, esterni eh, o addirittura a fattori interni. Possono influenzare profondamente il comportamento del soggetto e diceva Jaspers, hanno un rapporto di causa effetto con un certo tipo di avvenimento le emozioni sono più o meno comprensibili e cessano con il venir meno della causa, hanno queste tre caratteristiche fondanti. L'umore altro non è che la tonalità di base dell'affettività, tipico della persona nel corso del tempo, e poi abbiamo i sentimenti e le sensazioni che sono delle qualità o stati soggettivi dell'io più o meno pronunciati. I sentimenti sono delle qualità o stati dell'io in ogni suo immediato vissuto, mentre invece le sensazioni hanno una qualità di stato soggettivo molto più pronunciato. Eh, la psicopatologia dell'affettività anche qui è molto vasta. Eh, possiamo spaziare dal semplice umore depressivo, che poi sarà affrontato nell'ambito della lezione relativa agli disturbi dell'umore. Eh, nella depressione osserviamo i vissuti di oppressione, faticabilità, sofferenza morale, la stessa sofferenza che diceva Dostoevsky, essere alla base della vita, eh? in tutti i suoi romanzi Dostoevsky lo descrive molto bene. Cito di nuovo gli autori russi che in maniera mirabile hanno eh, eh, tracciato la storia eh, di molte delle sindrome psicopatologiche che noi oggi ben conosciamo, non solo gli autori russi ma anche i letterati in genere e bisogna sempre rifarsi appunto alla letteratura, perché in qualche modo è fonte di psicopatologia prima che la stessa psicopatologia avesse descritto questi fenomeni. Abbiamo detto che la psicopatologia dell'affettività può oscillare dall'umore depressivo allo stato ipertimico, che è tipico della mania. Se la depressione è abbassamento, è deflessione patologica del tono dell'umore, lo stato ipertimico è elevazione ipertrofica. Dell'autostima e del tono dell'umore fino all'euforia completa, l'accelerazione ideativa, la logorrea. Sono tutte caratteristiche che possono essere assolutamente tipiche del soggetto in fase maniacale o ipomaniacale. Um, depressione, stato ipertimico, umore irritabile, quindi disforia. Eh, si tratta di un'abnorme risonanza affettiva con certi tipi di stimoli. La disforia è connotata proprio dalla irritabilità. Dalla scarsa tolleranza alle frustrazioni, che può diventare senso di ira, senso di stizza profonda, di rabbia, eh? vi sono delle depressioni che possiamo definire addirittura depressioni rabbiose, connotate proprio da questo elemento preponderante della disforia. E poi abbiamo l'alabilità affettiva, beh, in questo caso si tratta di una vera e propria instabilità del tono dell'umore che passa dalla gioia alla tristezza improvvisamente. Eh, si tratta di crisi di pianto che possono alternarsi a crisi di riso, eh, senza che vi siano particolari stimolazioni alla base. Quindi eh, l'umore labile è un umore nel quale non possiamo, ritroviamo di solito un'oscillazione rapida, eh, spesso immotivata eh, da uno stato all'altro. Poi possiamo avere quella che veniva descritta dai vecchi psicopatologi come paralisi acuta del sentimento, si tratta di una sorta di vuoto sentimentale che di solito si manifesta nell'individuo dopo traumi intensi, sentimento di mancanza di sentimento ben descritto da Kurt Schneider nella sensazione dell'assoluta insensibilità per cui un soggetto è consapevole, addirittura si rammarica, vi è consapevolezza, vi è... Un aspetto quindi ego distonico all'interno di questo vissuto, la dissociazione affettiva, cioè una sorta di discordanza emotiva affettiva rispetto al contesto, fino alla paratimia, che è una reazione affettiva di entità opposta alla portata dell'evento. E poi ancora a connotare la psicopatologia dell'affettività vi sono la apatia, l'assenza del pathos, la impossibilità di immedesimarsi nello stato affettivo dell'altro, quindi l'apatia, la anedonia, eh? l'indifferenza, la mancanza quindi del piacere, l'anedonia, fino addirittura all'alessitimia che è un'ulteriore variante eh, della, della stessa apatia, e dell'anedonia esprime l'assoluta insensibilità e l'indifferenza di fronte a qualsiasi tipo di stimolo. Eh, spesso si parla di alessitimia nei disturbi alimentari, nell'anoressia nervosa ad esempio. L'ambivalenza affettiva: sentimenti opposti che coesistono e sono alterni per una persona a una certa situazione. Vedete quindi come è assolutamente variabile ed eterogenea la psicopatologia dell'affettività. Ma la psicopatologia dell'affettività include anche l'ansia la, e quindi, in qualche modo, tutto ciò che ha a che fare con la distinzione tra ansia fisiologica e ansia patologica. Eh, che cos'è l'ansia patologica? È una sensazione assolutamente penosa. Eh? È caratterizzata da un senso spasmodico dell'aspettativa, aspettativa di un pericolo imminente, di un pericolo che si sta per immanente, che si sta per materializzare, di solito si associa a sintomi di natura somatica e a un comportamento di tipo evitante. Vedete come nulla abbia a che fare questo sentimento patologico dell'ansia, poi ne parleremo in maniera approfondita nella lezione dedicata: con l'ansia fisiologica, che è invece un'ansia. Che si contraddistingue per una durata e per un'intensità più appropriate allo stimolo. E più in generale diremmo che quando i livelli di ansia sono congrui, adeguati, accettabili, si può avere un aumento della velocità dei nessi associativi, quindi dei legami logico-formali tra le idee che caratterizzano la nostra attività di pensiero, si può avere un'aumentata velocità di apprendimento si può avere una migliore capacità di formare eh, giudizi validi di realtà, si può avere un uh, miglioramento dell'efficienza fisica negli atleti, ad esempio prima delle grandi prestazioni abbiamo degli elevati livelli di ansia fisiologica, uh, si può avere una diminuzione di quello che è il tempo di reazione allo stimolo e tutto questo identifica una performance, direi, assolutamente eh, ottimale, quindi eh, se l'ansia funziona entro certi limiti, è tesa al miglioramento del rendimento, della performance. E diverso è il concetto dell'ansia patologica. Laddove abbiamo un'ansia patologica, rallenta drammaticamente la velocità dei nessi associativi, si perde qualsiasi tipo di possibilità di apprendere, l'apprendimento è difficoltoso, addirittura si può arrivare a un vero e proprio stato crepuscolare, a un restringimento del campo di coscienza fino al blocco, fino allo stupor. Eh? In psicopatologia lo stupor è un po' il blocco. Eh, il disturbo qualitativo addirittura della coscienza può subentrare e in questo caso si ha uno scadimento drammatico e penoso della performance, del rendimento. Ancora, la psicopatologia dell'affettività ha a che fare con il senso della fobia. Hm? Che cos'è la fobia? Si differenzia nettamente dalla paura, perché mentre la paura è una emozione primordiale dell'uomo e che da un punto di vista evolutivo diciamo, ha giocato un ruolo fondamentale nella eh, conservazione della specie. Eh, ce lo diceva anche Charles Darwin all'interno della sua straordinaria opera, L'origine delle specie, che assieme eh, appunto, a, ad altri libri viene considerata davvero una pietra miliare della storia, della stor nella storia dell'uomo. La paura quindi è qualcosa di reattivo, a un evento esterno ben definibile, che ha sempre quindi un oggetto. La fobia invece si differenzia perché eh, spesso è una paura assolutamente morbosa, irragionevole, eccessiva. E mentre il tempo dell'ansia è il futuro, eh, quello della paura invece è il presente. Si, si dice chiaramente questo. Nella fobia si può esprimere il senso del timore estremo, la ripugnanza. E il senso del disgusto, addirittura, fino alle forme estreme appunto di fobia. Beh, per citare un esempio cinematografico, si può citare un celebre film di Hitchcock, Gli Uccelli, in cui abbiamo davvero ben esemplificato che cosa eh, si identifichi per fobia e quanto la fobia sia davvero un sentimento terrifico, decisamente più terrifico rispetto alla paura. E ancora in filosofia a distinguere bene l'angoscia, il senso dell'angoscia dell è proprio eh, eh, Kierkegaard, il quale fa riferimento all'angoscia come a un senso di smarrimento profondo dell'individuo. Eh, non si tratta di semplice ansia o di irrequietezza, l'angoscia è qualcosa di più profondo, è qualcosa che pone l'individuo di fronte al senso di finitudine delle cose e del mondo che lo circonda. E di nuovo, volendo dare una prospettiva ontologica di tutto questo, la fobia estrema ha a che fare, ad esempio, con le descrizioni splendide che ci dà Samuel Beckett nelle sue opere. Eh, nessun senso di saldezza esiste nei suoi personaggi, non esiste senso dell'identità che possa mitigare la disperazione, l'orrore, il terrore dell'esistenza. Ecco, nei due vagabondi che aspettano Godot, si è condannati a vivere. Ecco, Estragone e Vladimiro, vedete questo scambio di affermazione tra i due, dai quali si evince chiaramente lo squallore dell'esistenza, l'uomo che viene condannato appunto all'esistenza. Quell'esistenza che da appunto qualcuno veniva identificata come la prigione, il senso della prigione, e qui abbiamo un'esemplificazione assoluta di tutto questo. Quindi l'irrealtà di alcuni, l'abnormità di alcuni sentimenti, come ad esempio quello fobico, di alcuni eh, disturbi psicopatologici, viene ben delineata in letteratura prima che in psicopatologia. <sussurra>